sindaco, poi ci accordiamo per fare uno spettacolo insieme, mi sembra che vada benissimo. Se non mi fate cantare posso fare tutto. Perfetto, se non la facciamo cantare può fare tutto. Allora, prima di cominciare il nostro dialogo, però una cosa importantissima, cioè la scuola gentile, che cos'è? Dire niente, perché abbiamo poco tempo, però diciamo che particolari poi sicuramente Laura, che è stata un punto di riferimento per tutto, ma la scuola che domani sarà proclamata come prima scuola gentile, perché è vero che anche altre scuole hanno iniziato un po' questo percorso, però proprio Palestrina dà il via e apre le porte alle scuole gentili. Che cos'è una scuola gentile? Una scuola gentile vuole in qualche modo ricordare, dare un'impronta, creare quell'impronta che permetta di far sì che tutto quello che insomma viene creato a partire da questo ricordo di gentilezza, perché diciamocelo, la gentilezza è un ricordo, nasciamo gentili, poi un attimino ci perdiamo, però in qualche modo dobbiamo ricordarlo, quindi attraverso quella che è il metodo, che potremmo chiamare più che un metodo, l'attitudine attraverso il Malet Design, che porta agli insegnamenti sicuramente di Daniel, e di tutto quello che è stato il lavoro di questi anni di ricerca, vuole in qualche modo dare la possibilità ai ragazzi, agli insegnanti, di creare quella forza interiore di cui il sindaco Junior parlava prima, perché è proprio quello il punto di partenza, perché la gentilezza arriva quando c'è quell'ascolto, quel stare con se stessi, è da lì che nascono poi le azioni gentili, perché a tutti credo che ci abbiano detto da piccoli di dire grazie, prego, per favore, eccetera, però magari lo facciamo per forma. Ecco, qui parliamo di una gentilezza che nasce proprio da uno stato di benessere che non è dato da quello magari che abbiamo, da quello che facciamo, da quello che sappiamo, da come appariamo, ma è dato proprio dal fatto di saper essere, dato dal fatto di ricordare di essere quella gentilezza, di ricordare di essere fondamentalmente amore e quindi poi portarla nel mondo. E quindi quello che vogliamo fare come associazione, come la Malet Design Onlus, che è l'ente che porta appunto questo progetto in sinergia con il movimento d'Italia Gentile, è quello di far sì che le scuole possano avere gli strumenti di accompagnarli in questo percorso, nel percorso di concretizzazione dei progetti. E quindi Palestrina, diciamo che come scuola ha iniziato col botto, perché neanche proclamata che aveva già il progetto. E quindi l'ha già portato già nel fare, anche nel saper fare. Quindi niente, scuola gentile è questo, è partire da un saper essere gentilezza e tradurla poi nel fare, nell'apparire, nella conoscenza e in tutto quello che poi ne deriva come effetto collaterale. Quindi poi per quanto riguarda il concreto avete l'istituto, il vostro istituto che domani verrà proclamato come punto di riferimento dal quale poi potete chiedere, poi Laura Draghese che poi ha tutto. Quindi grazie e grazie. Il fatto che nel progetto ci sia il ponte tra giovani e anziani credo che sia una delle cose più belle.